Care amiche, cari amici di Essere Benessere, l'etica del vivere, ben ritrovati in questa nuova puntata. È una puntata come un po' tutte quelle andate in onda, è molto vibrante. Una puntata ricca di spunti, una puntata ricca di messaggi più che mai positivi, messaggi d'amore. E forse quelli, i messaggi d'amore che oggi hanno realmente bisogno di esistere e di vivere dentro di noi. Siamo in un periodo storico molto particolare dove si è perso un po' per strada la capacità di vivere l'amore. Eh, l'amore è determinante, l'amore deve essere la costante nella nostra vita e deve essere unito al dare al regalare, che è ancora più bello come termine, regalare l'amore, seminare amore, ora più che mai. Non dobbiamo fermarci a quello che sono i problemi, ma dobbiamo vedere le opportunità che quotidianamente ci vengono offerte. Troppe volte noi guardiamo situazioni che pesano, situazioni di tristezza, no, giriamo le ottiche andiamo verso quello che è il bello, verso quello che è il bene, verso quello che è la luce, anche perché eh, la natura ce lo insegna, dopo l'inverno arriva sempre la primavera e sboccia la vita. È proprio questo sbocciare di vita, questa grande bellezza che è la luce che è in ogni dove che mi porta a presentare gli ospiti di questa puntata. Abbiamo con noi Riccardo, ciao Riccardo. E abbiamo con noi Roberto. Ciao Roberto. Ciao, ciao a te Paolo. Benvenuti. benvenuti. Questa puntata è, dicevo, una puntata molto particolare. Perché? Perché eh, unisce i sogni. È un po' come se nel cielo ci fossero dei disegni apprestabiliti e dei fili invisibili che li legano. È un po' successo con me, con voi due, questo filo che ci ha unito, che poi non so dove porterà, sicuramente espanderà altri fili. Eh, ma mi è molto piaciuta la vostra storia. È eh, una storia primariamente d'amore, primariamente un rapporto tra un figlio e un papà, e un padre e un figlio, che non è poi così scontata. E eh, questo... Donare, donare, vero Riccardo? Il donare il tuo amore al tuo papà e il tuo papà che dona amore a te, ma facendolo in una maniera bella, disinteressata, che è proprio il regalare col cuore, giusto? Tu col cuore prendi e dai. Ed è nata questa idea. Allora io direi, Roberto, eh, io mi taccio, plac, mi spengo e lascio a te eh, così, la presentazione di, di quello che avete creato assieme e quello che state facendo. A te, grazie prima di tutto che sei qua, che siete qua. Grazie a te Paolo per l'invito e per l'opportunità, eh, perché come dicevi tu, eh, soprattutto in questo periodo c'è bisogno d'amore e di cose belle, eh, perché le cose belle, le cose positive non fanno altro che portare ancora più positività e ancora più amore quindi il regalare, il donare, il seminare che è poi quello che andremo a raccogliere. La nostra storia nasce un paio d'anni fa, o meglio, nasce parecchi anni fa con la passione per la bicicletta che Riccardo ed io abbiamo sempre avuto. E eh, un paio d'anni fa abbiamo trovato la possibilità, eh, con le difficoltà di Riccardo, di trovare un mezzo, un tandem che vediamo in, in questa fotografia, dove eh, Riccardo ha la possibilità di pedalare mantenendo un equilibrio che diversamente non avrebbe e eh, ed io di guidarlo in questa pedalata. Come vedi il tandem, a differenza dei, dei tandem classici, eh, ha diciamo, eh, l'accompagnato seduto sulla parte anteriore. Questo perché nella ricerca che abbiamo fatto eh, volevamo che il vento in faccia, quindi questa eh, forza che, che, che ti dà il vento in faccia, il benessere che ti dà il vento in faccia fosse percepito prima dalla, dalla persona che eh, richiede questa, questo aiuto, questo, questo accompagnamento. E, eh, io dietro manovro semplicemente la, diciamo così, la guida. Pedaliamo tutti e due con delle pedalate logicamente diverse. Eh, All'inizio eravamo un po' spaventati perché non conoscevamo bene il mezzo, non sapevamo. Avevamo provato tramite un test fatto da, in un centro specializzato come funzionava, ma c'era un po' la, la paura di. Cosa avremmo mai potuto fare con questo tandem? Invece, come vedete dalle fotografie che stanno scorrendo, abbiamo dato il via all'associazione facendo un viaggio promozionale che partiva da casa, noi abitiamo a Passirano, eh, in provincia di Brescia, zona Francia Corta, e siamo arrivati a Roma. Abbiamo, ah, fatto, addir cioè abbiamo fatto tutta la, la francigena, questo è successo nel... Ma, ma 2000... Scusami un secondo, Prego. Eh, curiosità, ma quanto, quanti chili avevi su questa bicicletta? Allora, tra eh, il nostro peso, soprattutto il mio, perché <ride> Riccardo è ancora sotto i 50 kg, quindi la bicicletta e il carico eravamo sui 180 kg. 180 kg di muscolare, perché qualcuno diceva, sì ma avete la pedalata assistita, invece no, garantisco che la nostra è ancora muscolare, quindi bisogna spingere, giusto Riccardo? Riccardo, bisogna, spingere, bisogna per, spingere con forza. Soprattutto anche. per Serena. Tra l'altro noi siamo partiti il 27 di giugno, eh, al termine della, della prima, del, del primo lockdown, e quindi avevamo il dubbio di trovare delle strutture ricettive che ci accogliessero per la notte. Quindi ci siamo portati anche la tenda e tutto il necessario per campeggiare, perché abbiamo fatto ben quattro notti in tenda. Questo è l'arrivo al passo della Cisa con il gruppo, come vedete il gruppo composto da eh, sei persone. Eh, che eh, logicamente ci hanno accompagnato in, in questa avventura. Qualcuno poi, lungo il tragitto, abbandonato e siamo rimasti, comunque siamo rimasti in cinque e Questa avventura che all'inizio diciamo è nata proprio dalla passione, come dicevo, per la bicicletta e dall'entusiasmo che avevamo in Riccardo, supportato dalla famiglia, perché dietro ricordo eh, a delle avventure come questa, a delle esperienze come queste, c'è sempre chi lavora eh, a, per, per, per permettere tutto questo. Quindi eh, la famiglia, gli amici e eh, tutti coloro che, che ci hanno sempre sostenuto. Da questa esperienza eh, io ho ben pensato di eh, renderla, l'associazione nasce proprio per quello, di renderla fruibile a più persone. Cioè l'associazione si chiama? L'associazione si chiama Pedalabile, è un gioco, un po' di parole, pedalabile e noi infatti ci siamo presentati come l'abile e il superabile perché logicamente con le difficoltà di Riccardo il, il suo è un doppio lavoro, è eh, un doppio sforzo e L'associazione nasce proprio con, con questa motivazione principale, cioè il dare la possibilità, come dicevo prima, di godere del beneficio del vento in faccia, di questo benessere della pedalata. Eh, a più persone possibili. Noi da questo tandem siamo partiti perché questo era quello che eh, era più adatto alle nostre necessità, alle nostre esigenze, ma da lì abbiamo poi allargato diciamo così, la, la, la disponibilità dei mezzi e ecco qua un'altra tappa del, del viaggio sulla francigena qua. Siamo andati a Siena eh, per provare a salutare Alex Zanardi eh, quando era ancora ricoverato a Siena. Volevamo portare un nostro saluto, un nostro messaggio d'amore, e, e non c'è stato possibile entrare, però abbiamo scattato qualche fotografia e, e gliel'abbiamo fatto sapere in qualche modo che gli eravamo vicini e che era, eravamo lì. Qui siamo nella, nella piazza principale di Siena che tutti riconosceranno, eravamo già a un buon punto della, della nostra pedalata che è durata in totale 11 giorni. E, e come dicevo prima, da questa esperienza la necessità di eh, trovare mezzi che potessero adattarsi un po' a tutti i tipi di disabilità. Quindi i nostri tandem poi sono diventati due, tre, quattro, cinque: abbiamo aiutato alcune persone che mh, con varie difficoltà non riuscivano a reperire i mezzi, quindi siamo diciamo così, stati a supporto. Di queste famiglie e eh, ad oggi insomma possiamo vantare nonostante i due anni nonostante la pandemia e le difficoltà ad essa eh, collegate siamo riusciti a formare un bel gruppo e ad avere una, una, una buona famiglia la famiglia pedalabile noi la chiamiamo eccola quello che è, è legato all'abilità perché mi piace molto questa unione tra il pedale e l'abilità cioè noi siamo in una società dove non so per quale motivo, magari lo sappiamo, facciamo finta di non saperlo, ehm, si guarda, come dicevo in apertura, non la parte positiva, ma eh, qua ci sono delle abilità che sono incredibili, che sono pazzesche, mi permetto che sono meravigliose. Eh, dai, dammi qualche abilità, perché logicamente tu, vivendo questa abilità, me le puoi raccontare? Eh, sono abilità eh, che tutti noi abbiamo. Eh, qualcuno le ha più evidenti, qualcuno le tiene un po' nascoste, anche inconsciamente. Eh, quello che consiglio a tutti e che è un po' anche la filosofia della nostra associazione è quello di provare a dare a fare con l'altro e a stare con l'altro. L'altro in, in senso più ampio, adesso noi stiamo parlando di, di disabilità, termine che non, eh, sta andando un po' in disuso, eh. quindi noi cerchiamo di eh, caratterizzare le, 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 i nostri, il nostro essere con l'unicità. Quindi il provare a dare all'altro, a fare con l'altro, a stare con l'altro ti aiuta ad acquisire e a portare a galla queste abilità. Che ripeto, ognuno di noi ha, e queste abilità poi ti aiutano perché, come dicevo all'inizio, se tu semini amore, positività, e in questo caso eh, dai eh, una parte delle tue abilità a chi quelle abilità non ha, ti tornano delle abilità e, 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 e delle sensazioni che diversamente non potresti vivere. Qui, ad esempio, stiamo eh, scalando la Cisa, eh, sono ben 34 km di salita. E come vedete Riccardo pedala, perché io glielo ho detto quando siamo partiti, gli ho detto se su questa salita non pedali non, non ci arriviamo. <ride> Riccardo eh, era dura. Eh? È stata eh, dura anche eh, perché faceva, faceva eh? parecchio caldo, soprattutto faceva caldo. Faceva eh, tanto caldo. Eh, però eh. arrivare, arrivare su, su, diciamo, scollinare, questo è il passo della Cisa, cioè non è niente di che, però comunque è, 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 è impegnativo, però arrivare sopra... Eh, in due, quindi in questo caso cioè, ci siamo supportati a vicenda e la soddisfazione è amplificata. Eh, ma scusa sono curioso su un, di una cosa: ehm, che emozioni hai vissuto? Ma non, non allora a me, a me piace tantissimo perché essere benessere è una trasmissione dove così ci si trova fra amici, no? Ehm, le emozioni che hai vissuto da quando hai iniziato questo percorso? Eh, sono innumerevoli e eh, spesso indescrivibili, perché è come quando tu fai una bella fotografia, eh, tu la fai vedere agli amici, e adesso con i social la, la pubblichi, cerchi di far passare un qualche cosa che ti ha emozionato fortissimamente però spesso per quanto bella possa essere non ha lo stesso sapore dell'emozione che vivi realmente. Quindi eh, sono difficilmente descrivibili. Faccio un esempio, qua eravamo in un centro diurno per ragazzi down con varie gelette, siamo arrivati con il nostro tandem e io da lì non sarei più andato via perché hanno iniziato ad abbracciarci, a farci domande, a farci… ecco questo ad esempio è l'abbraccio, ci siamo conosciuti lì in, in quella giornata, eh, lì abbiamo in, incamerato talmente tanta energia e tanta emozione che abbiamo poi spinto… Per due tappe abbiamo fatto più di 100 km come se fossimo veramente con la pedalata assistita, perché eh, le emozioni ti danno anche questo, ti danno energia, ti danno forza, ti danno positività e eh, poi cammin facendo... Tutte queste cose si sono sempre di più amplificate, poi c'è stato il tantan -tan mediatico di questo viaggio per cui eh, quando siamo arrivati man mano che eh, ci avvicinavamo a Roma eh, ci aspettavano, avevano tutti no, la voglia di sapere eh, come mai, perché, il progetto, mh, cosa farete, ecco. quindi eh, è stato... Quei 12 giorni sono stati un'escalation di emozioni. e, e di Tosti morte. sono stati, a Riccardo. Tosti, eh. ma veramente. Ecco eh. Questo è l'arrivo. Eh. Siamo a Roma. Qua siamo in piazza San Pietro, con eh, i cinque componenti di, di, di questo primo viaggio che abbiamo fatto. E, eh, qui siamo arrivati, ma ti dico, mh, avremmo pedalato ancora per un centinaio di chilometri, perché avevamo addosso eh. un'energia. Eh, Roberto, qua siete arrivati, sì. ma... La partenza, che cosa ti ha fatto scattare pedalabile? Eh, inizialmente il, la, la, la voglia nostra di eh, far vedere, di far eh, capire che non ci sono, non ci sono ostacoli, che eh, anche una persona con le difficoltà di una disabilità o con altri tipi di difficoltà... Eh, eh, no, non deve porsi degli ostacoli, non deve porsi dei limiti, perché eh, con la volontà di voler fare una determinata cosa ci si arriva, si riesce a fare, come dicevo prima, con l'aiuto, con la collaborazione, con il supporto, eccetera, eccetera. Per cui la, la prima diciamo così, eh, eh, forza che abbiamo avuto è stata proprio quella di dire facciamo vedere, facciamo capire, facciamo conoscere e cerchiamo di dare a qualcuno quel qualcosa che pensa di non avere ma che, che, che in fondo ha. E eh, il viaggio ha servito a questo, a far conoscere una, una, una realtà, un qualche cosa che poi nel corso del progetto si è sviluppata e ha dato questo diciamo, benessere, questo beneficio a tante altre persone e lo farà sempre di più. Poi nel corso di questi due anni abbiamo eh, eh, diciamo così, strutturato anche delle sinergie con altre associazioni e con le quali faremo anche eh, altri eventi di questa natura, quindi dei viaggi che durano logicamente 3, 4, 5 giorni in una settimana, eh, proprio per cercare di eh, amplificare sempre di più questa cosa e eh, che poi sfocia in tante altre eh, attività e opportunità, perché quando eh, hai tanta energia, quando hai il benessere, e riesce a fare tante altre cose quindi poi pedalabile si è diciamo, spinta oltre e ha iniziato a lavorare anche su dei progetti di inclusione e di integrazione ok, sei molto abile, fai gli slalom lui per me era un grande slalomista <ride> e, mi piace sciare io sì. eh, lo, lo capisco perché ti ho fatto una domanda ma hai risposto in maniera diplomatica ma non hai risposto all'emozione la tua più grande emozione, quella emozione che ti ha fatto vibrare a tal punto che sei scoppiato anche in lacrime perché hai detto cacchio, vedi che ce l'ho fatta? Ecco lì che ti voglio capire qual è. <ride> non mi scappi, eh, mi spiace. Qual è? Allora, la, 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 la più grande in assoluto, eh, che, allora, di, di lacrime ne abbiamo versate un po', eh, perché ci sono stati Sono belle, però. momenti, sì. Eh, ci sono due eventi ri, riferiti a questo viaggio e poi a tutto quello che è stato il proseguo del progetto. Il primo è l'incontro con una persona speciale, una persona unica che purtroppo è mancata pochi mesi fa, e è un ragazzo, era un ragazzo disabile di massa e che ci ha conosciuto lungo il, il percorso, il suo nome è Gianni. E lui ha voluto, quando siamo ripartiti la mattina, accompagnarci con la sua bicicletta. E lui aveva una, una grave malformazione congenita e faceva molta difficoltà ad ambulare, eccetera, eccetera. Però utilizzava questa bicicletta come se fosse una parte del suo corpo, una cosa naturale. E quella mattina ci ha detto io voglio accompagnarvi fin dove riesco, magari faccio un chilometro, magari faccio due, magari ne faccio cinque, eh, però se, se, non, se non vi sono d'intralcio vorrei accompagnarvi, gli ho detto assolutamente Gianni, cioè per noi è solo che un piacere. Ecco, siamo partiti da Massa e Gianni ci ha accompagnato fino a Lucca, ok? Quindi di chilometri non ne ha fatti uno, due o cinque, ma ne ha fatti ben 52. Quando siamo arrivati, eh, sotto, abbiamo mangiato un panino e in questo, seduti su questa panchina sotto questi alberi a prendere un po' di fresco eh, è nato un abbraccio spontaneo che poi è scoppiato un po' in un pianto liberatorio. E con Gianni si è creata questa, questa forza, cioè lui ci ha fatto capire quello che ti dicevo prima, che non, non ci sono limiti, cioè che la, la positività, l'emozione ti porta a fare cose che lui stesso prima di partire ha detto magari faccio. 1, 2, 5, 10 km perché poi insomma sono in difficoltà e senza rendersene conto ci ha accompagnato per 52 km. Questa è stata una delle grandi emozioni. La seconda grande emozione è stata quando siamo arrivati in piazza San Pietro, eh, aspettavamo che eh, si ricongiungesse anche la, la, la restante parte della famiglia. Quindi, la mamma di, di Riccardo e eh, la sorella più piccola eh, hanno avuto un po' di difficoltà, non riuscivano ad arrivare a trovare parcheggio. Quando eh, ha visto la mamma arrivare dalla, 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 dalla piazza, eh, è corso l'abbracciata. La C'è stato questo abbraccio che è stato che poi io ogni tanto vado a rivedermi. Eh, che mi ha fatto capire quello che ti ho detto anche all'inizio cioè eh, dietro a questo c'è anche il lavoro eh, di una famiglia eh, degli amici eh, e delle persone che ti sostengono e questo mi ha fatto capire che con questo puoi fare grandi cose un lavoro, da, un lavoro proprio da team, esatto. ottimo Riccardo complimenti bravissimo anche il tuo papà è però bravissimo <ride> perché non è semplice fare queste cose, soprattutto pedalare in questa maniera. E avete anche, mi pare, un video che possiamo magari lanciare, che, sì. eh, così diamo un po' un'occhiata a questa avventura di pedalabile. della città e l'augurio di buon viaggio sei eh, prontissimo, sei pronto? <ride> sempre pronto ci vediamo a Vercelli ciao eh. ecco è il proseguo del progetto eh, che abbiamo fatto lo scorso anno, ad agosto, eh, insieme ad altre associazioni, quindi come avete visto all'interno del, del video ci sono altri tandem oltre a noi eh, che accompagnano eh, persone con altri tipi di, di, di disabilità e eh, io all'inizio ho un po' paura perché ad esempio vedete questo tandem a differenza del nostro che è in linea è un po' più complesso e un po' più ingombrante, vedete? Eh, però eh, anche qui mh, è, è sembrato tutto molto più semplice di quanto eh, eh, ci immaginavamo prima. Abbiamo fatto cinque giorni sulle risaie del Vercellese, in mezzo anche, come vedete, a tratti di, di, di sterrato ed altro. E eh, è stato tutto eh, semplice, naturale e spontaneo. Eh, la sera poi ci si ricaricava con le emozioni vissute durante la giornata. Sugli altri due tandem che ci hanno seguito in questo, in questo progetto c'erano Flavia, che è una ragazza autistica alla quale abbiamo dato supporto per l'acquisto del tandem eh, a cavallo del, tra il 2020 e il 2021 e eh, c'era Beatrice eh, con eh, il papà Max che eh, è una ragazza ipovedente. E anche lei con gravi problemi di deambulazione, quindi che solitamente utilizza una carrozzina però in questi cinque giorni non si è mai fermata una volta e insomma abbiamo, abbiamo fatto un'avventura veramente splendida che proseguirà anno dopo anno eh. la cosa bella è che qua è proprio insuperabile esatto abbiamo... eh, c'è questo abile che torna sempre perché una cosa che mi piace tanto Così sottolineare, ascoltando le tue parole, vedendo quello che avete fatto, Riccardo, il tuo papà e gli altri amici, è proprio quello che dovremmo imparare tutti a prendere esempio da, da voi, da quello che state facendo e trovare l'abilità, trovare la positività, trovare la bellezza. E vorrei tanto che questo fosse anche un, un allenamento da parte di coloro che sono sopra di noi, che governano, che pensano di avere in mano il sapere, perché Gesù a un certo punto dice, se non tornerete bambini, entrerete mai. È più facile per il cammello passare per la cruna del lago che per il ricco entrare nel regno dei cieli. Ciò vuol dire che dobbiamo trovare quello che è l'abilità, quello che è la freschezza dentro di noi. Io, ehm, a parte le fotografie, ma avendo avuto la fortuna proprio di, di incontrarvi, perché è un grande dono l'incontro con voi, ehm, in voi vedo questa, questo fluire dell'acqua delle montagne che scorre, questa purezza, questa gioia, questa allegria. Eh, con te, Riccardo, anche prima ehm, abbiamo avuto modo così di, di, di scambiarci i nostri abbracci, e sono quei doni pazzeschi che ti creano l'emozione dentro e come dicevi giustamente tu sono difficilmente trasferibili a terzi perché li devi vivere perciò siamo arrivati alla fine della prima parte e seguiteci poi su quello che sono i canali instagram facebook essere benessere tv ehm, fermiamoci perciò prima della pubblicità portando nel cuore questa abilità che è in ognuno di noi, ma oggi ci viene insegnata da Riccardo e da Roberto. Perciò passiamo alla pubblicità, ci vediamo fra un attimo per la seconda parte. Ciao! Riprendiamo questa seconda parte della puntata, puntata molto emozionante, molto bella, ricca di, di forza, quella vera, quella pura, di tanta abilità, di tanta abilità e che è quella che ci vuole oggi per riuscire a far capire che esistiamo nell'amore e nella gioia. Um, Roberto. Che cosa vuol dire per te il titolo della trasmissione che ha l'onore il piacere e la gioia di ospitarvi? Essere benessere attaccato, eh? essere benessere, l'etica del vivere. Bella domanda, ci, ci vorrebbe magari un, una, una giornata per pensarci, rifletterci. <ride> Però eh, personalmente, ecco, se, se devo riassumerla in poche parole, essere benessere eh, diciamo che è il significato forse della vita, il significato più profondo della vita. Eh, spesso si dice che siamo di passaggio, eh, la nostra vita è un flash nell'universo. Eh, quindi il vivere nel benessere il vivere essendo, quindi essere quello che sono cercando di esserlo nel benessere, cioè stando bene e fa così facendo riesco a fare del bene, a raccogliere del bene, a trasformare diciamo, quello che tutti vorrebbero avere, un mondo migliore. Quindi essere benessere, vivere nel benessere eh, e vivere al meglio e con tutto quello che di bello la, la vita ci riserva eh, in, in questa frazione temporale che nell'universo è veramente una, uno sputo diciamo così per cui vale veramente la pena eh, seguire alla lettera diciamo il titolo della tua trasmissione perché è eh, secondo me eh, ma penso mh, per buona parte delle persone che ti hanno conosciuto e che condividono le nostre idee eh, il succo della vita. Ecco, io poi nella, nella, nel, nel titolo io ho voluto aggiungere l'etica del vivere, perché per me è determinante, io, cioè, per me tutto ha una logica se c'è un'etica. Diciamo che eh, l'etica, eh, soprattutto l'etica del vivere, dovrebbe diventare personalmente la penso così, una, una materia di studio fin dai primi anni di vita, eh, perché insegnare a vivere, eh, insegnare a vivere bene, quindi seguendo quello che è l'etica, è eh, la cosa in assoluto migliore, eh, perché porta a tutte queste reazioni, cioè tutto quello che... Eh, eh, di bello tu vedi tutto quello che di positivo tu vedi tutte le abilità di cui parlavamo prima nascono da, da, da lì nascono dall'etica del vivere e dal saper vivere come, come effettivamente si dovrebbe no no grazie della, della risposta perché per me per noi è molto importante avere quello che è il tuo pensiero eh, anche perché voi tu Riccardo avete delle abilità superiori e lo state dimostrando con questa testimonianza, perciò grazie ancora per, per questo dono, ehm, perché poi ehm, quello che fate e si legge nei vostri occhi è tutto un dono d'amore. e Il donare amore è come la semina, cioè... Sicuramente vi sarete chiesti: tu ti sarei domandato, ma dove mi porta il mio papà? Sulla bicicletta, sulle montagne? Ma è impazzito? Ti sei posto questa domanda qualche volta, giusto? Eh, eh qualche volta, <ride> Riccardo. Per ogni tanto sì la domanda se la poneva soprattutto quando non riuscivamo poi a trovare lo spazio temporale per fare quello che dovevamo fare. Esatto, però, però anche tu, da bravo seminatore, eh, hai lasciato da parte le domande e ti sei fatto trasportare dal cuore. E per me questa è la grande abilità che avete voi il far parlare il cuore. La mente l'avete lasciata da parte, perché come dice il nome, la mente mente. E avete preso il cuore, e detto, a fare i suoi. E guardate cosa avete fatto. E cosa farete, perché io vedo già nei vostri occhi uff, i progetti che arrivano. Cioè come riuscirete a illuminare. E grazie per questo. Anche perché... La vostra testimonianza sì, do, do, do. ecco, questo, questo mi piace, questo, se, questo è il segnale più bello che poteva esserci in questa puntata, la condivisione. Infatti io volevo arrivare qua. La condivisione, cioè se le cose le facciamo io e te Riccardo col tuo papà, va bene, ma il condividere e il coinvolgere. Ecco, l'importanza del coinvolgimento, perché mi sembra che voi stiate diventando, ehm, che abbiate la capacità meglio di contagiare e di portare amore. Perché chi vi conosce, dice, Cali, ma lo fa lui, lo, lo posso fare anch'io? Eh, o no, Roberto? Assolutamente, sì, assolutamente, sì. Diciamo che questa capacità del contagiare, eh, come hai detto giustamente tu, eh, nasce da una lezione che io mh, ho imparato da Riccardo e eh, dalle persone con cui anche Riccardo condivide altri momenti della sua vita. Quindi, per dirti, non so, i suoi compagni della squadra di nuoto, eh, altri ragazzi che con le, le loro unicità, con le loro difficoltà, affrontano la vita eh, ogni giorno con, con, con estreme difficoltà. L'ho imparata da loro attraverso. È uno scambio semplicissimo che è l'abbraccio. Eh, l'abbraccio che vedo tra di loro e che loro trasferiscono a te eh, è contagioso, è, 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 un, è contagioso e eh, ti dà quello che tu dicevi prima: questa eh, diciamo così, capacità di trasferire e di far passare la, la gioia e eh, eh, di vivere la gioia di fare sempre più cose. Eh, qua ad esempio, eh, sempre durante il primo viaggio, eh, ha voluto incontrarci, qualcuno lo riconoscerà, il presidente Malagò, eh, il presidente del CONI, sapeva che passavamo, eh, è stato intercettato da, da, un, da un amico che gli ha detto eh, che era il presidente di una, eh, di una grande associazione romana, eh, ma no, sta accompagnando degli amici che stanno, sono partiti da Brescia e stanno arrivando a Roma, e lui ha detto posso incontrarli. Eh, perché aveva visto alcune fotografie che avevamo postato di sorrisi, abbracci e altro e ha voluto essere partecipe di questa cosa. Quindi cioè, riuscire a contagiare quello che tu dicevi prima anche delle realtà che stanno un po' alte, no? un, po', un po' sopra quello che è diciamo, la, 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 la comunità. E questo ne è l'esempio. Eh, eh, stano... e, e non sono atteggiamenti di, sì. non sono inconvenevoli. Dovrebbero, dovrebbero essere... Diciamo così, quotidianità? Eh sì. Perché non sì, dovrebbero sì, sì. essere tu hai detto stanno sopra, invece dovremmo essere tutti a livello. Sicuramente. sicuramente. Perché poi... Ma queste cose aiutano, perché ti ripeto, certo. poi eh, eh, tutto questo viene anche trasferito, perché eh, io Malagò l'ho conosciuto in quell'occasione, però eh, capisci la, la, la grandezza di una persona e capisci, diciamo così, l'importanza che Questo ricopre proprio dal, dal, da un atteggiamento normalissimo che è un sorriso, un abbraccio, uno scambio contagiosissimo. Perché poi no, ti no, ripeto, no, no. non. È sono importanti poi a un certo punto avete fatto un altro incontro particolare incontro particolare sempre, sempre a Roma. <ride> sempre, sempre Roma, Roma Roma porta bene poi siamo arrivati allora. chi, ma chi è <ride> signore, chi è quel, quel ragazzo lì vicino con l'uomo vestito di bianco esatto, cioè? esatto. anche eh? qui abbiamo avuto, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco e abbiamo avuto questa udienza privata che è durata una ventina di minuti e anche qui una grande emozione perché eh, lui ha ringraziato noi. Eh, al termine di, di, di quello che è stato così il, il confronto, gli abbiamo raccontato la nostra avventura, il nostro progetto. Lui alla fine, rivolgendosi eh, soprattutto a Riccardo, con il famoso pollice, <ride> il pollice in su, ha detto: grazie Riccardo, grazie perché eh, logicamente questa esperienza che tu hai portato eh, deve essere. Di insegnamento e come dicevi tu prima, deve contagiare perché abbiamo visto che è la soluzione un po' a, a tutti i mali. Ecco questo è il grande, il grande gruppo eh, con, con, eh, con Papa Francesco. Perciò, Riccardo, perciò quel giorno hai fatto così. Sì. Giusto, fa un po' vedere? <ride> ok. Tra l'altro, in piena pandemia, vabbè, il Papa non aveva la mascherina però eh, ci avevano raccomandato assolutamente di mantenere certe distanze e quant'altro. Eh, questa è la, la fotografia, eh, ma prima della fotografia noi eravamo un attimino staccati, è stato lui che ci ha detto avvicinatevi. Lui logicamente, Riccardo, con, con quello che è eh, diciamo così, la sua <ride> irruenza positiva, gli ha subito piazzato il braccio dietro come per dire: ma, sì, ma è cioè, la bellezza del storia. è della stato vita. effettivamente: è, Dove, vedi, è, è dobbiamo, di cui dobbiamo prima. tornare, dobbiamo tornare all'abbraccio, dobbiamo tornare a quello che è la condivisione. Eh, perché, eh, e voi siete l'esempio, perché eh, pedalare da soli è bello, pedalare in gruppo è bellissimo. Perché c'è quello che il gruppo tira, eh, ma soprattutto perché c'è una condivisione. Esatto. Cioè condividere un progetto, condividere un sogno, condividere eh, quello che è la volontà di amare. In, e, in questo caso ti dirò il, il tandem, proprio parlando di pedalata è quel mezzo che eh, ti dà proprio questa, questa sensazione, certo. no? del, del condividere... Uh, che bella questa! Del condividere uno sforzo eh, ah, e, del, che... e del fatto di dire da solo posso fare grandi cose, oh, ma, in, ma due, in due... Posso fare molto di più. Ecco, una cosa, un concetto su questa fotografia, mi piace tantissimo perché tu prima eh, hai detto che hai Messo Riccardo davanti per fargli prendere il vento in faccia. E questo mi ha colpito quando tu l'hai detto, eh, non sapevo ci fosse questa foto. Ti ho bloccato su questa perché il vento in faccia, cioè, perché tu hai, diciamo così, sottolineato questa sensazione che è importante per Riccardo e l'hai messo davanti anche per te, perché. Ma il vento in faccia, insomma, chiunque può provare eh, l'ebrezza di in, in qualsiasi attività. Adesso io parlo della bicicletta, ma se tu pensi a una corsa a piedi, a, allo sci, insomma, a qualsiasi gesto atletico, manca la semplice eh, camminata. Eh, il, la sensazione che ti dà eh, il, il vento in faccia, cioè... Il benessere che ti dà, lo star bene che ti dà è fondamentale. E quindi la logica del tandem in questo caso, su questi tandem speciali, era, era proprio quella: di far godere appieno la persona che eh, ha la necessità di condividere il tuo aiuto, il tuo sostegno, la, la, la parte più bella. No? Perché quello che poi ti torna è una forza maggiore. Perché, come vedi anche in questa fotografia, cioè l'esultare no, a, diciamo, a questo gesto atletico dà una forza che poi senti anche proprio fisicamente, che ti aiuta, aiuta in questo caso anche me, che comunque devo pedalare, a spingere di più e ad andare più lontano. È quello che dicevo prima: da solo vai e puoi raggiungere tanti obiettivi, ma in due vai più veloce e più lontano. Eh, sì. Ma questo come gesto atletico, ma anche nella vita, e poi da due l'obiettivo è quello di diventare tre, quattro, cinque, sei che condividono questa certo, filosofia certo. di vita e quindi fare quello che eh, più ci aggrada. Questa sono Flavia Ornella, eh, la ragazza autistica che ha partecipato con noi all'ultimo evento, qua siamo. In una, fase, in una sessione d'allenamento invernale, vedete che la vestizione, perché poi attenzione, cioè non è che noi si prende la bicicletta e andiamo a fare la girata, siccome si pedala per chilometri e chilometri, bisogna anche tenersi allenati. E quindi io, poi il mio, il, il mio gruppo, cerco di stimolarlo anche con questo, ragazzi: bisogna uscire, bisogna allenarsi, e anche con le associazioni con, la quale, con le quali abbiamo fatto sinergia e che ho diciamo così, portato un po' all'amore della pedalata nonostante ad esempio eh, facciano altre attività sportive perché con la squadra di nuoto eh, in cui Riccardo nuota eh, ho cercato di portare anche lì no, il bello della, della pedalata, quindi di coinvolgerli. Eh, il diciamo, referente di questo, di questo gruppo, una persona fantastica, ha accettato di buon grado e dice eh certo, è certo e perché no? Condividiamo anche questa cosa. E, e quindi è da lì che poi si svilupperà, speriamo sempre di più, il gruppo che come dicevo prima, oltre all'attività eh, sportiva, all'attività della, della, della bicicletta, sta andando anche verso un eh, progetto un po' più ampio riguardante l'inclusione e l'integrazione anche in ambito lavorativo. Quindi eh, un fare qualche cosa, eh, quindi dall'energia e dalla forza che tu porti a casa, da, 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 dall'attività... Dalla pedalata e quant'altro, eh, il creare qualcosa di più, cioè il dare ai nostri ragazzi una qualità di vita ottimale, cercando di esaltarne le competenze, le abilità e facendogli fare, eh, diciamo così, una, una vita il più inclusiva e integrata possibile. Sì, che, che, che è importante anche perché poi ti rendi conto che tutto questo. È un esempio, tutto questo è uno stimolo? Eh, perché tante volte la gente si siede e non trova gli stimoli per vivere. Questi sono gli stimoli per vivere. Cioè, voi non avete una bici elettrica? No. Eh, infatti, io sono uno che, avendo fatto ciclismo, per me la bici è la bici, eh, bici elettriche mi fanno sorridere. Eh, vabbè, vanno bene anche quelle, per amor di Dio, però qua c'è proprio il gesto dell'impegno e della fatica. Eh, ma mi, mi, mi piace poi pensare alle vostre salite, perché la difficoltà è la salita, però quando arrivi in cima la tua visione cambia, perché hai fatto la fatica, sei su ma da su vedi cose che da giù non vedevi ed è forse questo gioco di immagini che eh, quando ho scoperto il vostro progetto ho detto ma pensa poi a te cioè un pedalabile con l'abilità eh, qua c'è anche un'eroica eh, nelle strade diciamo così sterrate eh, in questi paesaggi meravigliosi e eccoli qua eccoli qua e qua pedalano. Sì. C'è questa, questa, eh, Riccardo sempre davanti che dice. Sempre una, con l'adrenalina 1000. Esatto, a mille. adrenalina mille e stiamo salendo. Ecco, ma mi piace anche poi che a un certo punto eh, l'evoluzione, logicamente l'essere inclusivi, il trovare degli spazi, eh, ma a un certo punto del vostro cammino avete iniziato anche a dare un occhio a quello che, diciamo così, puoi coltivare, puoi mettere a terra, puoi far crescere. E anche qua, attenzione, c'è sempre un legame perfetto. Eh? Seminare, far crescere, coltivare, coltivare l'abilità. Ecco, mi, mi piacerebbe che se potessi... Eccoti qua, eccovi qua. Perfetto, a te. Da, da, dalla sella al trattore, come si suol dire. È sempre una sella, eh. <ride> No, ecco, eh, eh, quello che dicevo prima, eh, nel progetto eh, pedanabile si è creata questa sinergia con altre associazioni eh, con le quali si è voluto eh, pensare a un progetto di inclusione e integrazione a livello lavorativo eh, per i nostri ragazzi. Riccardo, ad esempio, frequenta l'ultimo anno di un istituto, eh, istituto tecnico statale. Eh, che ha, lav appunto, eh, lavora in ambito agricolo, l'istituto si chiama Itas Pastori. E, ad esempio Riccardo ha appena terminato uno stage di due settimane presso un'azienda agricola eh, accompagnato da una compagna. Quindi anche qui il discorso di, di inclusione, eh, questa ragazza che frequenta anche lei, la quinta, normo dotata per farvi intendere, ha condiviso due settimane con Riccardo. Eh, ecco. eh, al di là degli abbracci che logicamente erano <ride> eh, quotidiani e frequenti, eh, la cosa che mi ha dato ancora più forza, ancora più spunto è stato quello che questa ragazza, eh, un giorno è venuta a pranzo a casa nostra, e eh, ci ha detto io al di là dell'aver imparato logicamente e capito come funziona l'attività in un'azienda agricola ho imparato cosa vuol dire aiutare qualcun altro, condividere con qualcun altro un'attività e quello che da questo mi torna, cioè io in queste due settimane ho imparato molto di più perché ho dovuto concentrarmi sul far capire ed aiutare una persona che aveva determinate difficoltà e limiti e questa persona ha aiutato a eh, far sconfinare i miei limiti, quindi l'imparare a guardare un po' oltre, e io ho acquisito sicuramente di più che non a fare queste due settimane da solo. Quindi, eh, questa cosa mi ha dato questa frase che mi ha proprio raccontato questa ragazza di 18 anni, quindi insomma. Eh, mi ha dato ancora più forza, ancora più convinzione sul fatto che eh, anche da questo punto di vista c'è da fare molto. Brav'o, tu, tu hai usato punto di vista. Mi hai anticipato di un secondo perché volevo arrivare lì. È come se eh, voi abbiate, eh, far avete, avete, diciamo così, dato il là a un qualcosa di stimolante, perché eh, mi è molto colpito. Eh, la pedalata, l'abilità, mi ha molto colpito quello che è il discorso dell'agricoltura, del trattore, ma mi ha anche colpito quando a un certo punto, quando ci siamo conosciuti, mi hai detto pensa che i nostri ragazzi hanno anche la sensibilità di portare dei piatti caldi a chi sta peggio di loro. Gentilmente, che manca poco la chiusura, mi potresti dare una, così, un flash su questo, che è molto importante, molto bello. È un'altra piccola parte del progetto che eh, si sta facendo in appunto, sinergia con queste altre associazioni, eh, dove mh, il sabato, al termine dell'allenamento di nuoto che Riccardo fa con, con la sua squadra, i ragazzi, finito l'allenamento, vanno tutti insieme eh, in questo centro che si chiama eh, Cibo per Tutti, dove si preparano prima di tutto da mangiare perché fuori dall'allenamento sono scannati, quindi <ride> devono mangiare. E poi eh, aiutano e supportano i volontari nella preparazione di eh, cesti e eh, diciamo così per la distribuzione alle persone meno abbienti, che hanno quindi difficoltà. Sia per il cibo che per tutto il resto, quindi si chiama cibo per tutti, perché fondamentalmente vengono consegnate queste ceste di viveri per una settimana. Però hanno anche abbigliamento, giocattoli per i bambini e quant'altro. Però loro dedicano una parte del loro tempo a persone che hanno una, una difficoltà in questo caso. Quindi il discorso del, dello scambio del regalare: eh, eh, cioè, queste persone imparano anche da loro, dicono: cioè, questi hanno le loro difficoltà e sono qua ad aiutare noi. Io di contro mi sento di dover aiutare loro, quindi capisci che è tutta una cosa che poi si, si contagia e diventa. E... Diventa un filo, quel famoso filo che tu hai detto all'apertura: che non si spera non abbia mai fine. No, no, avrà mai. Avrà, avrà mai fine perché, eccoti qua, eccoti qua. Avrà mai fine perché la base è l'amore. E l'amore ha mai fine, perché questa è la bellezza della vita. Allora, manca pochissimo la chiusura. Ehm, Roberto, se dovessi proprio trovare un pugno di parole per definire quello che stai vivendo, a te, vai. Eh, sto vivendo la parentesi più bella della mia vita perché ho capito il significato di unicità. Quindi ogni persona ha la sua unicità e eh, questo, da questo esce il, il bello e la forza eh, di poter fare grandi cose e di questo ne sono convintissimo. E da, da quando abbiamo iniziato questa avventura, questo progetto, eh, intorno a me, eh, ho, mi sono ritrovato solo persone positive propositive e soprattutto ricche d'amore grazie eh, sì. <ride> e questo l'abbraccio finale eh. e okay. questo veramente vi faccio io l'applauso perché eh, questa è Dai. la cosa più bella eh, anche perché anche perché ehm, avete dato l'esempio dell'utilizzo dei talenti ed è determinante il poter trovare in ognuno di noi quello che è la bellezza, quella bellezza che deve essere portata fuori, non deve essere seppellita. Ehm, oggi avete regalato tanto a me, a noi, a livello proprio di sensazioni, di emozioni, di vibrazioni e avete donato il, il momento di fermo che è determinante, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, come stiamo investendo la nostra vita, nell'amore o nella ricerca del potere, dei soldi e dell'ego, che ci portano a niente, facciamo così e siamo andati. Perciò Riccardo, grazie per questo regalo che ci hai fatto. Grazie a te, grazie al tuo papà, grazie Roberto, grazie a te, Paolo, perché veramente oggi ci avete donato amore. Stiamo arrivando al finale, grazie. Riccardo. Perciò io saluto tutti, telespettatrici, telespettatori. Eh, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ancora grazie, a Riccardo. E ancora grazie, Roberto. Grazie a voi. Ciao, ciao, e a presto, e arrivederci a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao.